Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: estate movimentata per una nota coppia nata nello studio di Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice non ha ancora superato la separazione. Tante coppie sono nate in questi anni nello studio di Uomini e Donne e sotto l'occhio vigile della conduttrice Maria De Filippi. Per alcune di loro però, nonostante il lieto fine in studio, all'esterno la situazione si è rivelata più difficile da gestire del previsto. Per questo motivo alcuni dopo pochi mesi o dopo alcuni anni hanno scelto quindi di prendere strade diverse. Alcune coppie sono esplose proprio questa estate e tra le ultime quella formata dall'ex tronista Davide Donadei e Chiara Rabbi. In queste ore l'ex corteggiatrice si è decisa a fare il punto della situazione lasciandosi andare ad un lungo sfogo. La storia d'amore tra i due ex protagonisti del dating show è finita circa un mese fa quando lei è tornata a Roma e lui è rimasto in Puglia dove da qualche anno si occupa del suo ristorante. Da quel momento in poi i due non si sono più rivisti e sui social sono apparse anche alcune storie sospette. Per settimane però il motivo della loro separazione è stato tenuto segreto e questo ha scatenato diverse ipotesi. L'ultima in ordine di tempo quella di The People Gossip che ha ipotizzato alcune divergenze professionali. A quel punto Davide ha scelto di prendersi tutte le responsabilità rivelando come la decisione di separarsi sia stata sua. L'ex corteggiatrice Chiara si sarebbe quindi dovuta arrendere di fronte alla decisione del fidanzato finito per questo al centro di numerose critiche. Troppe secondo la Rabbi che quindi è intervenuta su social per fare un deciso appello, sappiamo noi quanto stiamo soffrendo. Vi chiedo cortesemente di non prendere nessuna parte e se proprio volete, se non sono io ad odiarlo ed insultarlo, perché vi sentite in diritto voi? Chiara ha quindi chiesto il massimo rispetto e soprattutto si è decisa a proteggere il suo ex fidanzato. Anche perché la Rabbi sembra tenere ancora particolarmente a lui, è una persona speciale che si fa in quattro per chi ama. È un ragazzo educato e non ha mai fatto nulla per poter essere giudicato male. È vero che la decisione è sua ed è vero che sono dispiaciuta ma per me lui ancora oggi è molto importante. L'ex corteggiatrice sembra quindi rassegnata ma senza dubbio anche ancora molto innamorata. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.